Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petri con il Tank e questo è il nuovissimo video che faccio. Questa volta con Alan. Ciao. Non è la solita postazione, stavolta siamo a casa Esatto, mia. esatto. E Siamo su perché? Play. Esatto, siamo su Play, che bello. Facciamo doppie piattaforme, raga. La prossima su Switch. Sì, Nintendo Color. Questa volta siamo sul nuovo code, su code WW2, che tratta della Seconda Guerra Mondiale, non si dirà di sicuro World World War 2. War 2. Esatto. C'è la corrispondenza perché quest'anno c'è un quartier generale, c'è una cosa nuova che è, diciamo, un pre-match, un pre-partita, Sì, chiamiamolo così, una sala prepartita. dove ci sono le varie cose che in realtà prima facevi nel menu normale. Qua c'è il furiere, ci sono le missioni come se fosse in Destiny, praticamente simile a Destiny, che c'era il quartier generale con le missioni. Infatti, qua ci sono le varie missioni, quelle giornaliere da 24 ore e quelle settimanali. In più, i lanci di rifornimenti li troviamo qua. Io ho tenuto un po' di lanci di rifornimenti per farli vedere a voi. Ne ho 7 normali e 10 rari. Tra l'altro volevo aggiungere che adesso vogliono, cioè aggiungo i lanci di rifornimento leggendari, epici e quelli dove ci sono solo armi. E devono aggiungere 16 armi e 3 mappe. Qua dove siamo adesso è Poligono. il poligono, che è una figata dove puoi, vabbè, sparare in testa al tizio. Che non Non muore, non muore. muore, non muore. Distruggere le loro regole balorde, Che sono in inglese. che sono in inglese, infatti non abbiamo letto. E in più ci sono alcune missioni che c'entrano col poligono, queste cose qua. Da questa parte scendi, c'è la parte dei prestigi, scendi ancora e vedete c'è l'uno contro uno qua, Che bellissimo. che è bello ma non si può fare ancora perché è ancora buggato il quartier Sì, ma tu, generale. perché su internet tutto funziona a Non è tutti. vero, anche ad altri italiani non funziona. Ah, ok. Questo serve per fare le armi personalizzate, questo per provare la serie di punti. Ci sono dei minigiochi. Comunque dicevo, in teoria il quartier generale dovrebbe essere popolato da altri giocatori, ma ad alcuni, me compreso, non va ancora. Infatti ci sono solo io con questi finti giocatori plebei a cui posso fare le gesta e loro non mi cagano. Tipo, faccio un gesto a lui. No, scusa, non Però ti ha ti ho. Mi guardato. hai guardato? Si sta per tirare il pugno. Sì, adesso faccio. Guarda un po', guarda un po'. A chi vuoi tirare il pugno, eh? Pezzo di merda. Va bene. Qua sotto c'è Nazi Oddio, Zombie. oddio. Dammi i miei Nazi Zombie. Li ho ordinati su Amazon, non I mi sono ancora nasi. arrivati. I Nazi Zombie. E tornando su di qua, qua non c'è ben niente perché qua dietro, come vedete, c'è il Maggiore Howard, dove eravamo prima. Qua c'è il cinema dove puoi vedere i video, le streaming di altri giocatori, eccetera. Non ve li faccio vedere perché sennò mi si blocca la Registrazione. registrazione. Qua in alto C'è un cannone. c'è un cannone dove c'è D'erba. una cosa da fare, che sali sopra qua, No, perché corri se. qui. Oh, ce l'ho fatta la prima volta. Vedi, c'è il E pallone, c'è cioè il vedi. pallone, ma sono riuscito a prenderlo. Non ce l'ho in mano. Comunque, ci sono delle missioni dove bisogna prendere i palloni, appunto. Il primo è qua, il secondo è di là e il terzo è di là. Esattamente. Sono in giro. Il fatto è che io non posso arrivare a quella missione perché non ho ancora fatto quella di conferire un encomio ad un soldato, perché dovrebbe essere un soldato vero. Ma non ci sono Ma non ci ancora. sono, e quindi vabbè. Comunque la palla adesso io la metto qui. La riprendo, la riprendo. Si è buggata. La farei Ah prendere? sì, la ripreso. Ci provo con te. Sexy. Oh, al Al volo. volo. Comunque, adesso andiamo subito ad aprire i nostri bellissimi lanci di Che rifornimenti. sono bellissimi. Cioè, Aspetta che. il metodo di lancio del rifornimento è troppo bello, raga. Primo lancio di rifornimento, direi di partire con quelli normali per poi Sì, arrivare a quelli rari. assolutamente. È come Guardate se che fosse bello. un approvvigionamento durante la partita. Iniziamo. Cioè, guardate che forza, raga. Oh, Oh, ci sono due epiche. Però, cioè, hai onesto. sbloccato già l'arma epica? Però. Figo, anche il titolo. Ah, ok, buono. Epico, epico. Però aspetta, io voglio uscire Per farli per farlo cadere. È ricadere. più bello. Up. Spam! Cioè, scusa, questi sono quelli normali, non sono quelli rari. Sono quelli normali, sì. E adesso stai trovando tutte cose normali, dopo che hai trovato quelle epiche. Vabbè, dai, ve li faccio subito così. Raro. Raro. Belli che si muovono. Sì, ci sono tanti titoli. Quest'anno ci sono. Porca vacca! Uniforme eroica. Tanta roba, raga. Cioè, un leggendario rario e un eroico.
Stavo dicendo, questa volta ci sono anche tante miniatiche per le pistole, che non è una roba tanto bella. Raro, epico. Un'altra arma epica. Una cosa che non vi ho fatto vedere, che adesso vi faccio vedere subito, è che dal furiere ci sono anche le collezioni. No, non vi ho fatto vedere cosa c'è nel furiere. No, ci sono i contratti, che sono praticamente come quelli che si prendono dal colonnello là, solo che si devono pagare e sono più esigenti, tipo 100 uccisioni in, 40 in 4 partite, 40 minuti. 130 in 4 partite, 40 minuti. Comunque, se non sei molto forte o comunque se non ti vengono le partite buone, non è facilissimo. Certo, sono sprecate le monete. E poi ci sono le collezioni che si utilizzano sempre le monete, dove puoi comprare delle cose. Puoi comprare le mimetiche per le pistole, puoi comprare i titoli. E una volta che li compri tutti sblocchi l'arma? Esatto, una volta che sblocchi tutti questi qua, che puoi prenderli anche col furiere o con roba del genere, sblocchi poi un'arma. Ora, andiamo con i lanci di rifornimenti rari. 10, raga. Di più. Guarda che 17 lanci di rifornimenti. Che bello poi. Che figo. Dell'altro. Epico. Epico, raro. So. Ed era un altro duplicato? Non lo so. Sarà buggato, no? Raro, leggendario. E comunque qui. Sì. Che tristezza. Pum. Pum. Beh, vedete, quelle sono quelle, le impugnature per le pistole, che non sono granché. Cioè, poi le pistole si usano poco, potevano farle per le armi normali. Pam, cade dal cielo, mi vibra anche, non vi dico cosa. Oh, epico. Proxy. Però sì, noi dopo ci daremo un'occhiata perché voglio capire che cosa ho trovato. E dopo questi lanci di rifornimenti, direi di fare una partita così vedete un po'... Un gameplay. Come si gioca, come... La modalità di gioco, appunto. Niente di che, vediamo qua. Raro, comune, comune. Sì, duplicato. Duplicato. Lo prendo. Pam! Sì, è un'emozione. Bonus. Sì, adesso ne ho un botto di bonus. E infatti. Oh, ole. L'epico qua c'è. C'è l'epico? No, ah no, epico. Minaccia. Ma ragazzi, ci vediamo alle modalità, così vi faccio vedere che modalità ci sono di partita. Eccoci qua ragazzi, queste sono le nuove, cioè queste sono le modalità di gioco, quindi Deathmatch, Guerra che è strabella, ve la porterò a brevetura, a breve, sì, Dominio, Cerca e Distruggi, Uccisione Confermata, Football, è come Uplink, esatto, tutti contro tutti, Postazione, Cattura la Bandiera, non c'è Gioco delle Armi purtroppo, direi che questa partita giochiamo a Deathmatch a squadra. Me ne ha tagliate alcune, tra modalità, mappe, eccetera, quindi dovrebbero arrivare. Usiamo già un'arma epica, ma usiamo tutti. Questa e queste sono armi epiche o leggendarie che ho sbloccato oggi, quindi le usiamo. Questa è quella che sto usando di recente. I buffle. I buffer. Li mangi. Ti sei messo bene a livello di rate al momento. Morti 777, muori almeno una volta di colpo. Cioè... Inizio la partita e mi suicido. Sì, esattamente. Iniziamo con la prima nuova arma, Virus si chiama. Mi sono messo come secondaria... Cecchino, ma non hai messo la sfida? È morto. Ah, e sembrava che mi stesse per lanciare qualcosa. Voleva lanciarti la molotov, però stavi tirato addosso. era lì che si era rincoglionito. Sembrava più zombie. Ma comunque guardate che bella questa arma, ragazzi. Cioè. C'è i ghirigori. È proprio per, come dire, ti uccidono ma almeno è bello. Destra. L'ho visto ma mi sto per saltare in aria, esatto. Mi sto per saltare in aria. Ma dove sono finito? Sei entrato. Non sono entrato, si è buggato. No, c'è la finestra, c'è la porta, eh. Ah. Cioè, c'era un tizio qua. Cioè, conosco io la mappa, non la conosci te. Ma non mi ero accorto di essere entrato. Sinistra, sinistra, sinistra. E poi c'è un altro subito. Aspetta, ricaricare. È una schifezza quest'anno. Che cioè, hai poche munizioni. Che hai poche munizioni. Però, se hai la classe giusta, quindi quella associata al tuo tipo di arma. Ma no, mi sono messo in mezzo. Più. Hai la possibilità dopo un po' che vai avanti di averne di più. E quindi puoi aggiungere alla tua arma sia più munizioni sia quello. Quindi... Cioè, in poche parole, prestigiando la divisione? No, andando avanti, non prestigiandola, andando avanti. Oh, ok. Prendo la nuova cattura arma. Cattura bandiera mi fa troppo cagare. Ok, sto addormentando. Però sai cosa? Fai un botto di kill. C'è la malagante che ha tirato il missile V2 su cattura bandiera. E inoltre, se hai la bandiera, ogni kill vale 200 punti. Il problema di cattura la bandiera... Che se hai la bandiera ti vedono tutti. Oltre a quello è che muori miliardi di volte. No! Questa è l'altra arma nuova.
È arrugginita. Sembra arrugginita, sì. No, è arrugginita. È lentissima. Questo è quello che ti fa credere. Oddio, c'è uno a fianco con la moto. Che non te l'ha tirata per non ammazzarsi lui. Ma cosa? Perché l'ha fatto? Ma come si fa a mettere come serie di uccisione la Molotov? È la prima serie di uccisione. Ma perché, raga? Ma perché quella che... Cioè, quando devi sbloccare i titoli, ma chi vuole usare la Molotov? Sai la cosa bella? Che qua puoi riempire tutti gli spazi, mentre negli altri, negli ultimi, che ne so, decidevi, che ne so, utilizzo 5 spazi per l'arma principale, non uso la secondaria. È vero. Mentre qua usi tutto. Quindi è buono. Comunque, ragazzi, c'è da dire che è molto bello il nuovo code. Cioè, a me piace. Io non nerdavo a code, come vi ho già detto forse in un altro video che abbiamo fatto assieme, che vi metto in descrizione. Aspettate, volevo dirvi dove ve lo metto, ma... esatto. No, ve lo metto qua sopra. Non nerdavo a code da... È finita, hai perso. Da Black Ops 2. 8-10. Un po' schifino. Ah, quest'anno non c'è più l'ultima kill, ma la kill che secondo loro è più bella, definiscono eroica. Esatto, secondo loro. In più danno degli approvvigionamenti a muzzo, a volte, non a sempre, fine della partita. A fine della partita. Per Battlefield 1. Comunque dai ragazzi, 8-10 per aver iniziato, perché... Qua, vedete? Ah, ho collegata. Lo dicevo, per aver iniziato da poco faccio già schifo, sì, ma non così tanto. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Parlo più veloce. Una ricetta medica quando presentano il medicinale in TV. Sono come Batman. M come Batman, M come Igor il tank. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao.